6 del 2018, oggi è il 19 maggio, spero, e oggi apriamo una mostra, una piccolissima mostra che però serve a illustrare un tema che è molto importante e anche molto di moda dell'archeologia, e abbiamo anche l'occasione, diciamo, del coronamento della nostra inaugurazione, sarà la conferenza del professor Rodolfo Negri su genomica, che è già una parola troppo difficile, è archeologia che si capisce. Che hanno molti più rapporti di quelli che potete immaginare. Tutto parte dall'idea che forse può essere rappresentata da questo, cioè che il passato vive in noi, o forse meglio ancora dall'elenco della lista di Faraone, che il passato vive con noi, vive in noi, e in realtà la scienza si applica a tutto il tempo, quindi addirittura le cose che noi studiamo nel passato hanno notevoli influenze su quello che noi poi viviamo oggi. Quindi l'archeologia non è solo sapere come vivevano gli antichi, ma è dalla vita degli antichi imparare delle cose anche, come vedremo, molto concrete su di noi stessi. Quindi questo è un po' anche lo scopo di un museo come il nostro, e chiaramente questa mostra ha un highlight su un punto fondamentale, cioè la comunità neolitica di Gerico, che è anche un po' il cuore del museo, come dimostra qui il modello che utilizzeremo, perché la comunità neolitica del neolitico pre-ceramico, prima dell'invenzione della ceramica di Gerico, è una delle comunità di uomini, una delle prime società che hanno avuto maggiore successo in assoluto nella storia. Se noi pensiamo a cosa questi signori hanno inventato, è quasi di più di quello che è successo, non lo so, nel Novecento o nella nostra epoca, perché hanno inventato di vivere insieme, di essere stanziali, e questo, diciamo, si capisce poco, però se dico delle parole più semplici, hanno inventato l'agricoltura, l'allevamento, quindi hanno addomesticato piante ed animali, hanno inventato l'architettura modulare, libera dei mattoni, che hanno inventato, e ci sono voluti 1000 anni per passare dal mattone fatto a pagnottella, diciamo questo qui, a quello rettangolare fatto in uno stampino, e poi hanno inventato delle cose un po' più sofisticate, cioè che i legami tra le persone non erano solo vivere in un clan, andare appresso agli animali a caccia o a raccogliere delle radici, ma era vivere coltivando e allevando, e quindi vivere in delle comunità più piccole che si chiameranno un giorno famiglia, nelle quali c'è quindi una relazione tra due persone che si riproducono, e tutto questo è rappresentato in modo molto forte, molto simbolico, proprio da quello che facevano i crani, alla testa dei loro antenati, che adesso andremo a vedere nella nostra esposizione, piccolissima esposizione. Mentre io parlo, Alessandra Guari, questa nostra dottoressa di ricerca, che è anche una bravissima restauratrice, nonché una bravissima, come dire, esperta di attività didattiche con giovani, farà quello che tutte le donne di Gerico sapevano fare forse, cioè trasformare il cranio di un defunto in un antenato divinizzato, che è un po' il tema della serata di oggi, e non è un passaggio scontato questo. Allora vedete cosa l'archeologia ha dimostrato. In questi siti, in particolare in quello che noi chiamiamo il Levante meridionale, che oggi è più noto al mondo come Palestina e Israele, nella parte sud della costa orientale mediterranea, qui c'è l'Egitto, qui dietro, gli archeologi hanno trovato, dove vedete questi disegni, nell'arco di un secolo e mezzo di ricerche archeologiche, degli insediamenti neolitici pre-ceramici, quindi dove non esisteva ancora la ceramica, non stava ancora inventata, nei quali si praticava questo rituale. Venivano tolti i crani dai defunti, non si sa se alcuni sicuramente quando erano ancora in congiunzione fisica, quindi tagliando la testa, e quello apre tutto un discorso se si tratta di uccisioni manuali, di sacrifici umani, perché è stata trovata la vertebra attaccata al cranio. In altri casi, e qui vedete, passeranno delle diapositive che fanno vedere questi trovamenti, in altri casi invece semplicemente il cranio, quindi è più probabile che qualcuno poi sia andato in un luogo di sepoltura a prenderlo,
Questi grani in una fase iniziale vengono messi dentro l'architettura, vedete questo per esempio, è un anziano, delle case, quindi come a voler conservare il nonno o la nonna con loro, e poi nel volgere di circa 1000 anni incominceranno a trasformarli, cioè a rivestirli di intonaco, non è ancora ceramica, non c'è, anche l'argilla è poca, riempirli di fango all'interno e a trasformarli in queste diciamo così, immagini sono state chiamate, per usare un termine neutro, le potremmo considerare forse degli idoli perché hanno una valenza simbolica e quindi diventano qualcosa di più, sicuramente qualcosa che era morto, perché il cranio comunque è un defunto, veniva poi trasformato in, diciamo, portato a una nuova vita, perché acquistava una seconda vita come statua o immagine del defunto. E tra l'altro non sappiamo se cambiando di qualità, cioè se quando poi veniva fatto questo modello, il modello diventasse un'altra cosa dal proprietario del cranio, o se invece si intendeva veramente rappresentare quella singola persona. Se fosse questo secondo caso, la ragione che gli archeologi hanno provato a ipotizzare è perché si voleva conservare la memoria della propria discendenza direttamente, cioè non solo facendo una tomba dicendo io vado a fare dei rituali funebri lì, ma tenendosi direttamente la testa del nonno in mano per dimostrare di essere i suoi discendenti e quindi conservare la proprietà della terra, perché questi uomini sono i primi nella storia dell'umanità che avevano come agricoltori il problema di stabilire di chi fosse la terra che coltivavano, e quindi che questa terra apparteneva a una famiglia o un'altra, e quindi a una discendenza o un'altra, quindi per la prima volta il tema di chi uno era figlio diventava veramente importante nella trasmissione dei beni, delle proprietà. Capite che, diciamo, noi quando abbiamo dei problemi ancora oggi ci stanno millenni di storie che ci hanno influenzato. Poi quando il professor Negri ci parlerà dell'epigenetica capirete com'è che, perché poi dopo farò un po' di domande perché noi non ho capito bene questo DNA come si modifica, perché pare che ci vogliono moltissimi anni a fare dei cambiamenti, no? Anche nelle piante e negli animali. Però poi a volte alcune cose vengono trasmesse a livello della cultura. Se uno vuole andare più velocemente, insegna le cose ai bambini, gliele insegna, senza aspettare che sia la natura a portare l'informazione. Chiaramente se uno smette di insegnare, cosa succede alla sua vita? Crolla. Per questo esistono i musei, le università e le scuole, sperando che continuino a funzionare. A un certo punto, questo vedete è il sito dove noi ormai lavoriamo da 20 anni, con tutti gli scavi, e poi potete vedere nel dettaglio dove sono state trovate le cose. C'è un ulteriore passaggio che forse è più affascinante di tutti. Un bel giorno, verso la fine del neolitico ceramico, in questo settore dove era stato identificato, diciamo, una casa che però ha la funzione molto probabilmente di un tempio, perché chiaramente il tempio è la casa del Dio e il Dio è qualcuno che ci protegge e che non è più la dea madre, diciamo. Sono molto difficili da spiegare e capire queste cose per la semplice ragione che questi uomini stanno ancora migliaia di anni dall'invenzione della scrittura, cioè hanno inventato il mattone, un po' l'agricoltura, ma della scrittura non hanno ancora una vaga idea. E quindi ecco che in due punti vicino a questo tempietto sono state trovate delle fosse in cui erano state messe delle statue in frammenti, qui ve le vedete, ci sono con una diapositiva. Il reperto più famoso è questa testa, in realtà nel neolitico preceramico bambino sono state trovate molte di queste statue, in particolare ne sono state trovate 18, un sito che non è tanto lontano da Gerico, si trova in Giordania, si chiama Ain Ghazal. Queste statue avevano un'anima di canne, quindi c'è anche di nuovo l'idea di rifare un po' un uomo, no? E poi erano decorate, come vedete, con ancora ricorre questa cosa già vista nei crani, cioè l'applicazione delle conchiglie marine per fare gli occhi, che ha anche un significato perché queste conchiglie vengono da un ambiente lontano, sono state portate con il commercio,
lontano centinaia di chilometri, e all'epoca ci si spostava a piedi o forse con degli asinelli, ma probabilmente a piedi basta, quindi per fare centinaia di chilometri dovevano decidere di giorni. Quindi decorati con pittura, e anche qui siamo probabilmente di fronte alla prima rappresentazione di cosa? Di un idolo, di una divinità, perché c'è un... quindi non solo la rappresentazione di esseri umani, ma probabilmente di quello che i latini, che ci insegnano molto anche del pensiero religioso antico, chiamavano un monstrum, cioè una cosa diversa dalla realtà che ci impressiona e che appartiene a una realtà altra. Noi non sappiamo se veramente gli antichi abitanti di Gerico avessero tutti sedili ai piedi, ma penso di no. E era un modo per dire che questo personaggio era più potente, era diverso dagli altri, forse era una propria divinità. In realtà in ognuna di queste fosse ce n'erano tre, però il problema è che i pezzi sono stati dispersi in vari musei e devono essere ancora rimessi in piedi. Io per caso ho ritrovato le gambe, si trovano al Louvre, mentre questo si trova a Gerusalemme, quindi ancora non sono riuscito a mettere insieme i pezzi e dubito di riuscirci perché il mondo non aiuta. Vicino al tempio c'era anche questo oggetto, si vede male, no? Questo è stato sperduto purtroppo, ma è interessantissimo perché non è in terracotta, è argilla che non era cotta ed è un grande, grande, alto così, un grande alveare fatto allora che stava nel tempio. Perché? Perché chiaramente il miele era una ricchezza straordinaria dell'antichità, lo sta diventando di nuovo perché stiamo uccidendo tutte le api, e quindi avere un alveare, e chiaramente ci troviamo in un'oasi, quindi poi dopo a poche decine di metri da questo monumento, nell'oasi di Gerico, vedete c'è una sorgente, quello che sta trovando qui, la sorgente è qui, e a valle della sorgente c'è un'oasi piena di fiori, ancora oggi quando noi andiamo a scavare ci troviamo in mezzo a questi fiori, e quindi è l'ambiente ideale per avere un alveare. Però vuol dire che loro, oltre ad addomesticare le capre, avevano capito che dovevano addomesticare le api, e sono dei passi straordinari di questa comunità, che gli davano anche della possibilità di vita, di sopravvivenza e di crescita molto più grande di quella che noi abbiamo. Al centro di questo insediamento, come vi dicevo un po' prima, c'è questa grande torre, di cui lì c'è il modellino, che è il primo edificio realizzato dalla comunità umana per proteggersi e per proteggere i propri beni, che è un po' il simbolo della comunità perché è stato fatto da tutti, cioè nessuna famiglia sarebbe stata in grado di realizzare un monumento alto 8 metri e largo 8 metri così grande, lo hanno fatto mettendosi tutti insieme. All'interno c'è una scala per andare sopra e vedere e proteggere l'insediamento, attorno c'erano poi delle mura e proprio vicino alla torre sono stati trovati da una parte 9 teschi sepolti. Dall'altra c'era una specie di altare, che poi si vedrà nelle diapositive, nel quale sono stati trovati 5 bambini sacrificati. Questi bambini sono stati sacrificati perché è stata trovata la vertebra cervicale insieme ai crani, e erano stati sepolti dentro questo altare insieme a delle manciate di orzo, il primo orzo prodotto, coltivato. Quindi c'è la nascita dell'agricoltura, si porta dietro naturalmente tutta una simbologia della vita e della morte che è legata al funzionamento delle piante, alla natura. E questo è un altro tema su cui poi torneremo, cioè questa vita che poi muore ma in realtà non muore. Questo patrimonio che mentre noi moriamo però continua a camminare. È una cosa straordinaria, strabiliante, secondo me è forse la cosa più bella che unisce l'archeologia e la biologia, cioè il fatto che comunque l'uomo, al di là della sua individualità, continua sempre a vivere, a crescere, e che è molto importante, secondo me, insegnare e avere la consapevolezza che ogni mattoncino che ognuno di noi costruisce fa parte di un grande patrimonio che andrà avanti. Se noi mettiamo questo mattone per costruire, stiamo contribuendo alla crescita dell'umanità. Se noi diciamo facciamo disgrazia, ce ne sono tanti che le fanno, secondo me invece di aiutare a crescere, gli diamo una botta a rovinarsi. Per esempio, per questo noi dobbiamo raccogliere il sacchetto di plastica, perché noi vogliamo essere ricordati
quando sarà andata avanti qualche altro milione di anni, per essere stati quelli che hanno consentito di andare avanti. Ecco, speriamo che la mostra serva anche a quello, nella grande ammirazione, come ho detto già quando abbiamo aperto questo museo, verso questi uomini antichi, le cui sofferenze, i cui sacrifici, le cui invenzioni ci hanno portato oggi a parlare di loro, perché ogni cosa che hanno fatto non è stata gratis. Quindi questo pure il museo si rivolge ai giovani. Non si può avere niente se non si fanno dei sacrifici, non si fa uno sforzo, e loro l'hanno fatto e noi siamo a parlare di loro. Quindi buon divertimento, poi diciamo più, maggiori dettagli sono sia nei pannelli che nel sito web. Poi possiamo ovviamente ammirare Alessandra, che via via farà degli step. Forse se tu vuoi dire così, iniziare a dire come vuoi procedere, penso che sia molto molto interessante. Allora, lavoreremo su questa riproduzione ottenuta dalla stampante 3D, da un modello anatomico esistente, e abbiamo già pregrattato il cranio con una soluzione d'acetone per renderlo un po' opaco, e adesso sto preparando del gesso con acqua e sto utilizzando anche dei pigmenti naturali, questo per dare al cranio un colore diciamo un po' più naturale. Andremo a terminare il lavoro inserendo nelle cavità orbitali le conchiglie, così come avevano già fatto Gerico. Utilizzeremo le cipree, che vanno a riprodurre in qualche modo le ciglia dell'occhio umano. Quindi adesso piano piano lo... C'è un applauso. Diciamo che le donne preistoriche di Gerico non avevano esattamente il patrimonio, poi lui ci spiegherà come si è arrivato ad Alzano, perché era un po' più passivo, sì. Passavano da quella porta che è alta 1,10 m, quindi diciamo, però lo stesso lavoravano molto. Allora, grazie e buon divertimento a tutti. Grazie. Un applauso.